Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Oggi, visto che esce il film su Fenice Nera, parliamo di un fumetto estremamente a tema, come potete notare anche dalla copertina. X-Men, Grand Design, Seconda Genesi, di Ed Piskor. È il secondo capitolo della riscrittura che l'autore sta facendo delle prime storie degli X-Men, in cui si occupa dei testi, dei disegni e anche della colorazione. Il volume ce lo porta in Italia, ovviamente, Panini Comics. È un volumone extra, extra, extra size, e quando dico extra, voglio dire proprio extra. Così. Costa 22 euro e contiene, oltre ai due episodi della serie, anche la ristampa ricolorata da Ed Piskor del primo storico giant size X-Men, l'albo che a metà degli anni 70 ha rilanciato gli X-Men per poi portarli fino all'incredibile successo degli anni 80 e 90. Ma parliamo un po' dell'autore, Ed Piskor. Classe 1982, ha frequentato la Kubert School, che è probabilmente la scuola di fumetti più famosa e importante degli Stati Uniti, ed è molto attivo nella scena underground e alternativa del fumetto USA. Il suo più grande successo è probabilmente la serie vincitrice di un Eisner Award, Hip Hop Family Tree, edita in Italia da Panini qualche anno fa, nello stesso super formato di questa nuova serie. Facciamo giusto un accenno alla storia editoriale degli X-Men, che è interessante sia per questo fumetto che per il film. Gli X-Men esordiscono nel 1963, insieme a tanti altri supereroi Marvel, ma non sono esattamente i beniamini del pubblico. Così, dopo 7 anni, la serie, nonostante gli ultimi episodi siano firmati dal grandissimo Neil Adams, uno dei disegnatori più in gamba che la Marvel abbia mai avuto, e un vero e proprio maestro della matita, col numero 67 la serie si trasforma in una collana di ristampe. 5 anni più tardi, però, la Marvel decide di dare una nuova possibilità ai mutanti, e così affida a Lane Wayne e Dave Cock lo speciale che trovate anche ristampato in questo volume, Giant Size X-Men numero 1. Almeno inizialmente i vecchi X-Men, con esclusione di Ciclope, vengono sostituiti da un nuovo gruppo multietnico e sorprendente, personaggi ormai iconici ma al tempo nuovissimi. Dalla Russia arriva Colosso con il suo corpo metallico, dall'Africa Tempesta, la dominatrice degli elementi, dall'Est Europa Nightcrawler, e non manca anche un nativo americano, Thunderbird. Ecco, se lui non lo conoscete non preoccupatevi, è normale. C'erano poi due vecchi avversari degli X-Men, Sole Ardente, che arrivava dal Giappone, e Banshee dall'Irlanda. Ultimo membro del gruppo, apparso solamente in 3 storie di Hulk precedentemente, è il canadese Wolverine. Così, dal numero 94 di X-Men, la serie ricominciò col nuovo cast di personaggi, e con Chris Claremont ai testi, in sostituzione di un dimissionario Lane Wayne. Ruolo che poi ricoprì fino al 1991, cominciando così una scalata verso il successo. Fra l'altro, Panini sta ristampando questi episodi nella serie X-Men integrale. Fateci un pensiero, sono episodi storici e a cui sicuramente vale la pena di dare un'occhiata. Ma torniamo a Seconda Genesi. Ed Piskor si ispira alle storie originali, rimescolando però le carte in tavola, e fornendo così una versione peculiare e personale dei primi anni dei nuovi X-Men. Nel primo capitolo si concentra in particolare su Jean, sulla sua rinascita come Fenice e sulla sua caduta come Fenice Nera, coprendo così all'incirca le storie da Giant Size X-Men fino a Uncanny X-Men 136. Nel secondo capitolo invece si prende molta più libertà e si spinge fino al numero 186 di fine 1984, concentrandosi su Rogue, Tempesta, Carol Danvers e sullo strano modo in cui Ciclope affronta il lutto della perdita di Jean. Un volume che complessivamente ho apprezzato tantissimo, sia dal punto di vista della storia, che nonostante conoscessi già, mi ha stupito. È stato poi estremamente divertente andarmi a sfogliare i vecchi albi degli X-Men e notare le differenze con le storie di Claremont. Visivamente poi è ineccepibile, particolare e incredibilmente pop, a partire dalla colorazione che fa il verso alle colorazioni storiche, per finire con un tratto particolare underground a cui giova moltissimo il formato extra size. Sinceramente lo consiglio spassionatamente un po' a tutti gli amanti del buon fumetto. È una serie super particolare e che non dovrebbe mancare nella vostra collezione. Fra l'altro è in uscita in America una miniserie che comporrà il terzo e credo conclusivo volume, che credo completerà la rinarrazione delle storie degli X-Men. Se volete qualche informazione in più con un pochino di spoiler, ho qualche cosina da dire e ve la dico fra 3, 2, 1, spoiler. Il primo capitolo è molto molto vicino alle storie originali e soprattutto all'inizio, nonostante spesso interi episodi vengano ridotti a una vignetta, segue la trama pedissequamente, anche se le cose cambiano dopo il rapimento degli X-Men da parte di Magneto. A quel punto la narrazione si concentra molto di più su Jean e il professore rispetto all'originale, dove gli X-Men vagavano per il mondo vivendo un sacco di avventure, per poi rincontrarsi con Jean sull'isola Muir. Nella versione di Piskor invece, Jean da sola
con i poteri di Fenice, sconfigge Proteus, mentre nelle storie originali serve la forza dell'intero team. Il secondo capitolo invece è decisamente più libero. Vengono cambiati gli ordini cronologici, vengono omesse intere saghe, ad esempio non c'è traccia di Giorni di un futuro passato, saga storica, da cui è stato tratto anche uno dei film degli X-Men. Viene completamente cancellata una precedente fidanzata di Ciclope, sostituita da Madeline Pryor, quello che si scoprirà essere il clone di Jean Grey, e soprattutto ci sono molte apparizioni di Fenice che non sono del tutto chiare. Ora, può essere che nella miniserie finale questi accenni troveranno uno scopo. In ogni caso, il finale della saga è un po' aperto, con Tempesta, privata di poteri, che giace a letto mentre Forge le fa da balia. Devo dire che spero Panini stampi al più presto il nuovo volume, non appena sarà disponibile. Con questo direi che è tutto. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, lasciatemi un commento e se volete contribuire al canale vi lascio il link in descrizione per acquistare il volume su Amazon, se è disponibile, non lo so. Ricordatevi che sono anche su Instagram e Twitch e noi ci vediamo domani con una nuova colazione a fumetti e spero il prima possibile con la recensione di X-Men Dark Phoenix.